Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come possiamo disegnare un'anguria con Illustrator e da qui crearci un biglietto che può essere utile per un regalo, per un invito, realizzando quindi un effetto pittorico semplicemente con Illustrator. Andiamo ad aprire Illustrator, andiamo a creare un file nuovo, qui possiamo dargli direttamente la dimensione e lo facciamo 15x15, 150 mm x150 mm, e qui lo chiamiamo biglietto anguria. Ok, per questo tutorial dobbiamo avere a disposizione elaborazione tracciati. Se non l'avete qui, andiamo su finestra elaborazione tracciati, la sfumatura, i campioni. Oppure, se volete utilizzare dei pantoni, andate a usare i pantoni. E questo, i pennelli che abbiamo qui. Tutte queste palette le trovate su finestra e sono queste qui, vedete? Ok, andiamo a creare innanzitutto un cerchio, quindi strumento ellisse. Premiamo Shift da tastiera e andiamo a creare un cerchio. Per il momento possiamo anche farlo più piccolino. Io, per farlo in proporzione partendo dal centro, premo Shift e Alt. Ok, ora premiamo Alt, vedete, e andiamo a duplicare questo cerchio sopra l'altro. Eccolo qui. Andiamo a selezionare i due cerchi e sull'elaborazione tracciati andiamo a fare scomponi. Prendiamo la freccia bianca e andiamo a togliere, vedete, questi tracciati e lasciare semplicemente questa mezzaluna. Fatto questo, adesso andiamo qui e andiamo a prendere lo strumento rettangolo. Che per lo strumento rettangolo andiamo a creare, vedete, questo rettangolo. In questo modo prendiamo la freccia bianca e andiamo a selezionarci semplicemente la parte di sotto del nostro rettangolo. Ci selezioniamo questo, teniamo premuto Shift e ci selezioniamo anche quest'altro e andiamo, vedete, verso qui. Prendiamo la penna e andiamo a seguire, clicchiamo sull'altro punto e con la penna andiamo semplicemente a seguire, vedete, la parte di sotto della curva. Ok, fatto questo, tasto destro porta sotto. Andiamo a mettere, vedete, questo rettangolo qui. Ora prendiamo la freccia bianca e andiamo semplicemente a selezionare i due punti, premendo Shift li selezioniamo insieme e andiamo, vedete, verso sopra. Ok, e abbiamo fatto, vedete, questo disegno. Ora andiamo a prendere qui nello strumento, sempre delle forme, andiamo a prendere lo strumento ellisse e andiamo a creare dei piccoli ovali. Li riempiamo di nero, che questi sono i semi. Diruotiamo, vedete, in questo modo. Premiamo Alt e li possiamo fare anche uno più piccolo e li disponiamo semplicemente, vedete, in questo modo. Ci selezioniamo i tre cerchi con lo Shift e andiamo a duplicarli in questo modo. Ora che abbiamo premuto Alt e ci siamo spostati, per duplicarli insieme basta premere Mela D o Ctrl D. Come vedete, li stiamo duplicando. Ci selezioniamo uno sì e uno no, vedete, questi qui con lo Shift, e premiamo Alt e li portiamo sotto nella D, nella D. Ci selezioniamo questi. Ok, una volta che abbiamo creato questo, ora andiamo a selezionare il nostro cocomero, diciamo, rimpiccioliamo la schermata, ci ingrandiamo, vedete quanto il nostro quadrato, e lo possiamo anche stringere. Ci portiamo verso sopra e andiamo anche a uscire fuori dal foglio in questo modo. Ora andiamo a colorarci il nostro disegno. Andiamo qui a mettere lo strumento sfumatura, andiamo sul lineare e qui andiamo a inserire i colori. Eccoli qui, mettiamo due colori e adesso qui andiamo semplicemente a lavorarli. Andiamo ad abbassare un po' il rosa,
Nel rosso, vedete, andiamo ad abbassare un po' tutti i colori. Prendiamo qui dallo strumento sfumatura la sfumatura, vedete, di questo. Togliamo la traccia. Ok. Ora andiamo qui invece a mettere il verde. Andiamo a mettere il verde, vedete, di questo. Ora andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto. Ok, ci spostiamo un po' più su e qui andiamo a scegliere, vedete, il colore un po' più chiaro. Andiamo a fare sempre modifica, copia, modifica, incolla sotto. E andiamo a metterlo più qua. E qui andate a mettere, vedete, un rosa più chiaro. Ok, fatto questo, adesso andiamo a creare gli effetti. Andiamo su questa traccia qui, andiamo su questo riempimento, andiamo su effetto, galleria effetti. Ecco qui, come vedete, andiamo sulla parte effetto spugna. Qui potete decidere quanto fare l'effetto, vedete la dimensione, e andiamo a metterlo al massimo. Mettiamo tutto al massimo, vedete, sfumatura e anche definizione, e gli diamo ok. Ecco qui, vedete, abbiamo fatto questo effetto acquarello. Ora andiamo su questo e andiamo a fare semplicemente applica effetto spugna, e abbiamo applicato anche l'effetto qui, che qui potete semplicemente cambiargli di colore. E andiamo ad abbassare l'opacità. Ecco qui. Andiamo qui, andiamo sopra effetto, applica effetto, e abbiamo fatto anche l'effetto qui. Ora andiamo qui sopra, senza fare questo, e andiamo a ricreare galleria effetti. Rimpiccioliamo e qui andiamo a mettere 1 e andiamo a mettere la definizione a 6, vedete? La sfumatura a 11, gli diamo ok. Ok, ora andiamo qui nello strumento delle forme, andiamo a prendere strumento rettangolo, andiamo a creare un rettangolo quanto tutto il nostro quadrato. Andiamo qui oggetto, ordina, porta sotto, e lo andiamo a mettere sotto. Ora andiamo a creare una sfumatura, applichiamo sfumatura lineare e andiamo a inserire i colori. Eccoli qua, vedete, al più chiaro, e quindi va dal più scuro al più chiaro. Come vedete, qui andiamo a regolare la sfumatura. Ok, fatto questo, andiamo su applica effetto spugna. Ecco qui, vedete, abbiamo creato questo effetto. Ora andiamo a prendere qui nello strumento rettangolo, andiamo a creare delle linee sempre con questa sfumatura che abbiamo qui. Andiamo semplicemente ad allungare la sfumatura. Andiamo a fare Alt, vedete, mela T. Ci selezioniamo le righe e le andiamo a mettere qui. Ci selezioniamo, tenendo selezionato tutto, e andiamo a selezionarci con lo Shift la parte di sotto. Andiamo su oggetto, ordina, porta sotto. Andiamo qui e andiamo a fare applica effetto spugna. Ecco qui, vedete, applica effetto spugna. Ok, andiamo qui nel contorno e andiamo a mettere una traccia, vedete, nella parte qui. Andiamo, vedete, a modificare di sotto in modo che si intravedono le parti di qua. Ok, ora andiamo a fare da questa qui modifica, copia, modifica, incolla sopra. Andiamo a prendere la freccia bianca e andiamo semplicemente a cancellare questo. Prendiamo la penna e andiamo a continuare il quadrato, vedete? In questo modo. Pure se non è
regolare, l'importante è che esce fuori dal foglio. Ok, ora dobbiamo semplicemente togliere il riempimento e ci andiamo a selezionare le strisce. Tasto destro crea maschera di ritaglio. Come vedete abbiamo creato le righe che partono dal disegno. Ok, per finire andiamo a prendere lo strumento rettangolo e ci creiamo un rettangolo qui sopra. Eccolo qui. Ci selezioniamo tutto, vedete? Tasto destro crea maschera di ritaglio. E abbiamo creato, vedete, il ritaglio di tutto il biglietto. Andiamo a prendere lo strumento linea. Andiamo a metterci come traccia il bianco. Nei pennelli che abbiamo a disposizione, vedete, andate a prendere una linea che vi piace. Qui prendiamo la T di testo e scriviamo Summer. Andiamo adesso nei caratteri e andiamo a metterci un carattere che ci piace. Eccolo qui, andiamo a mettere qui colore bianco. Prendiamo la linea, premiamo Alt e la mettiamo qui. Prendiamo la freccia bianca, ci selezioniamo questo punto, teniamo premuto Shift e andiamo a metterlo verso dentro. Ora andiamo a premere questo, facciamo copia, incolla sotto. Questo lo andiamo a far diventare verde scuro, vedete? Ci spostiamo semplicemente con la tastiera, andiamo a mettere la traccia. Qui semplicemente possiamo andare a farlo diventare un po' più scuro aggiungendo del nero. Andiamo a mettere un po' di traccia, vedete? E questo, come vedete, è il bigliettino stile melone e fatto semplicemente con Illustrator. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!